Eder. Mech. Pallister. Costa Volpino. 26 ottobre 2024, un tragico evento ha scosso la comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove una giovane di 18 anni, Sara Centelleghe, è stata trovata morta nel suo appartamento. Sara è stata brutalmente accoltellata, e il suo corpo è stato scoperto all'alba in una palazzina di Via Nazionale 142. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'omicidio e il movente. Poco dopo l'inizio delle indagini, un 19enne di origine indiana, Jaishand Badan, residente nello stesso complesso residenziale ma in una scala diversa, ha confessato il delitto ed è stato accusato di omicidio volontario. Attualmente si trova in stato di arresto e verrà sottoposto a ulteriori interrogatori. Secondo le prime ricostruzioni, Sara conosceva il presunto omicida, sebbene non avessero un rapporto stretto. Durante la serata dell'omicidio, il giovane sarebbe entrato nell'appartamento di Sara mentre un'amica della vittima era uscita per comprare delle bibite. Si ipotizza che l'arma del delitto sia un paio di forbici trovate nell'appartamento. Nell'abitazione di Jaishand Badan, i carabinieri hanno sequestrato diversi oggetti che confermerebbero la sua colpevolezza. Inoltre, sono stati prelevati anche indumenti e altri reperti che potrebbero essere collegati all'omicidio. Il movente dell'omicidio è ancora incerto. Tra le ipotesi considerate ci sono legami con lo spaccio di stupefacenti, questioni sociali o sentimentali. Tuttavia, gli inquirenti mantengono il riserbo mentre continuano a raccogliere prove e testimonianze. La comunità è sotto shock per l'accaduto. Testimoni riferiscono di aver sentito urla durante l'aggressione, inizialmente scambiate per un incidente domestico. Solo successivamente si è compreso che si trattava di un omicidio. Nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Sara presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per chiarire ulteriormente le circostanze del suo decesso. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.